Per collegare il tuo sito SuperSite a un dominio Aruba, verifica per prima cosa se il dominio in questione è registrato presso Aruba. Nel caso in cui il dominio da collegare al SuperSite non sia registrato con Aruba, contatta il provider del servizio e richiedi di cancellare eventuali record A con host www o vuoto. Aggiungere un record A con host vuoto che punti a 62.149.189.71. Aggiungere un record CNAME con host www che punti a spazioweb.it. Nel caso in cui invece il dominio da collegare al SuperSite sia registrato presso Aruba, accedi al pannello di gestione dei DNS e fai questi semplici passaggi. Cancella i record A inseriti che abbiano come host vuoto o www. Crea un nuovo record A lasciando vuoto il campo host e inserisci il valore 62.149.189.71 all'interno del campo indirizzo IPv4. Crea un nuovo record di tipo CNAME. Imposta il valore del campo host come www e fai in modo che il record punti a spazioweb.it. Qualsiasi operazione effettuata sui DNS comporta dei tempi tecnici di attivazione, dovuti alla propagazione del DNS, che si aggirano intorno alle 24-48 ore. Una volta trascorsi i tempi necessari per la propagazione del DNS, accedi a SuperSite e apri il menu principale in alto a sinistra. Seleziona Impostazioni. Clicca il pulsante Nome del dominio. Dalla schermata che si apre, clicca sull'icona Più posta in alto. A questo punto, verifica di aver eseguito le modifiche sul pannello DNS del dominio da collegare. Nel campo Dominio da mappare, inserisci il nome del dominio di cui prima è stato modificato il DNS. Clicca su Test dominio per verificare la correttezza della configurazione DNS. Adesso clicca il pulsante Mappa dominio per confermare la creazione del collegamento. Una volta mappato, il dominio viene visualizzato nella schermata dei domini collegati, da cui è possibile gestirli o eliminarli se necessario. Per farlo, clicca il pulsante contrassegnato dai tre puntini e poi su Rimuovi mappatura.